Fuori traffico, ma c'è un po' di traffico. Hai bucato? Vedrai un po'. Hai fatto bucare. Porco cane, abiti lontano. Porca miseria, guardate qua, ha bucato la ruota. Guardate qua, ragazzi. Aspetta. Guardate qua, ragazzi, che bella. È pieghevole, elettrica. Questa la potete portare anche sul treno e non pagate neanche il biglietto per la bicicletta, perché le pieghevoli non pagano il biglietto supplementare. Niente, amico in bicicletta, che però ha bucato. E adesso questa signora qua, che è la mia. Piedi, vedete? È la mina. Sei la mina! È la mina, ragazzi. Non si va in bici d'inverno che piove. Ciao mina! Ma perché a piedi? Guarda la mina! Che gli metto sempre... Vedete, adesso vi faccio vedere. Lei non buca perché... Chi te, mina? No, non puoi bucare. Non perché? Perché non puoi bucare? Perché c'è le gomme... Le gomme belle. E chi è? E le gomme piene. Chi è che te le ha montate? Tu. Ah, vedi. Vedi, quell'amico là invece purtroppo ha bucato. Ciao mina! Lei gomme piene non buca. Auguri! Gli ho messo io le gomme piene, ragazzi. Ok, torniamo a noi. La mina, la mia vicina di casa. Gli ho messo le gomme piene sulla city bike. Poi però gli ho spiegato come si cambia tutto, ma non c'è verso, non vuole imparare. E le salite, vedete, le fa a piedi. Ok, saltiamo sulla bici e parliamo dell'argomento di giornata. Vedete l'Italia che non cade a pezzi, guardate che bei palazzi. Oh, questo è un aspetto, cascina abbandonata, avrà le sue ragioni. E qui agriturismi e bed and breakfast che spuntano come funghi, e il turismo salverà l'Italia, ve l'ho già detto tante volte. Partiamo con la mano sinistra, terrò il telefonino e guido con la destra perché ho il freno qua, siamo in discesa. Allora, parliamo dell'argomento. Innanzitutto vedo che qualcuno non conosce le regole di questo canale, se le rispiego un'altra volta. Cavoli, blocca veramente adesso il freno, quasi volo. Qua lasciamo col contremo Piantedo. Le regole del canale: non si parla di altri canali, non si parla di altri utenti, se non in generale. Si può solo, e in maniera negativa non si può, si può solo al limite per chi partecipa attivamente a questo canale, può fare riferimento al suo canale o quello dei suoi amici. Qua siamo al vecchio confine tra il Ducato di Milano e i Grigioni. Adesso qua andiamo a vedere il prezzo della benzina. Non nominiamo altri canali. Qua non si accettano gente che entra. Ciao, io mi iscrivo, ti iscrivi anche tu al mio canale? E quello lì è l'unico messaggio che mettono, no? Allora, qua si partecipa attivamente ai commenti sotto i video, chi vuole, non siete obbligati, ovviamente, deve essere spontaneo. Like, iscrizioni e visualizzazioni non mi interessano, anche se le visualizzazioni mi interessano sì per un discorso di rendere un po' pubblico il mio discorso a favore dell'Italia, a favore della realtà italiana. Ok, vedete qua che non abbiamo queste grandi buche, abbiamo, ok, una strada un po' così com'è, però non è piena di buche, c'è qualcosa che non va, però ok. E vedo che, allora, qui non si disturba questo canale, in questo canale accettiamo amicizia, amici, gente che discute, può esprimere anche la sua opinione. Vuol dire, guarda qua, bambini d'Italia sono tutti non a livello, no, guardate che questi qua sono veramente fuori di brutto. Bene, io posso replicare sì in questa strada, ma non sempre così, nelle strade
recenti, ecco, questi qua non sono proprio fuori livello, cioè non è che tutta l'Italia è così, non sappiamo fare i lavori come i tombini a livello, ad esempio. Già avete capito a chi stiamo facendo riferimento, ma non nominiamo altri canali, altri youtuber, parliamo in generale, stiamo sul vago. Tanto tra di noi abbiamo capito qual è il soggetto della discussione, ma parliamo in generale, vale un po' per tutti, eh? Allora, di cosa volevo parlare? Voi vedete che ho bucato anch'io? No, è l'asfalto un po' grezzo, eh? Sento un po' delle vibrazioni. Stiamo parlando di chi presenta un'informazione su internet scorretto per fare visualizzazioni per fini politici per quattro dindini. Non è il mio caso, perché a me non mi interessa. Commenti mi fanno molto piacere, quelli mi interessano, creiamo amicizia. Adesso andiamo a vedere i prezzi. Sono aumentati, il primo di gennaio erano sotto, qui veramente, vedete che io non vi prendo in giro, oggi è il 3 gennaio, il primo gennaio ho visto ancora, devo fare il primo gennaio, fino a che adesso inizio a passare sotto la metà tra un po', l'ultimo l'ho fatto ad agosto del 2021, qui, adesso vi faccio vedere i prezzi bene, ne parliamo brevemente anche di questo, poi ce ne andiamo subito, sto qua due ore a perdere tempo qui. Allora, vedete qui, 1,829 il diesel, 1,769 la benzina. Cacchio, io che ho il diesel, che comunque consuma poco, non è una bella cosa. Eppure c'è anche coda, a fare benzina e diesel. Quindi è aumentato, allora uno è aumentato di 20 centesimi, non di 30 come si temeva. Perché io ho visto ancora il primo gennaio 1,579 era il diesel. Beh, 25 centesimi è aumentata. Ma noi che ce ne frega, noi abbiamo la bici. No, magari un pieno glielo metto giù ancora adesso quando arrivo a metà della mia cecina. Poi vedo se tirare avanti anche il Chrysler Voyager prima di perderlo, stacco l'assicurazione alla cecina, la faccio partire al Voyager, ok, niente, adesso qui avete visto, la mia catena, buona andata, era, no, oggi il problema delle bici, la catena, porca vacca. Niente, qua devo tornare indietro, ripedalare, vedete, perché qui mi è andata anche a spisare qui, peccato. Allora, come la risolviamo? Niente, qui devo adesso staccare un attimo e girare le pedivelle. Disdetta, vedete, catena da cambiare, è successo un patatrac qua, si è stortata una maglia, ok, torniamo a casa a piedi, vabbè, sono 2,3 km, niente, faccio il video qua, però adesso qui dopo a casa devo sostituire le maglie, peccato la catena che era nuova, cioè non ha, l'ho misurata l'altro giorno col misura catene, non è neanche al 75%, e quindi è buona la catena. Solo lì è successo un groviglio che si sarà incastrata, anche lì vedo che anche la pedaliera si è sfrisata, non ci voleva, iniziamo l'anno mica tanto bene, ok, non è queste, di solito queste catene costano 9-10 euro ragazzi, che si mano, Shimano, metto su Shimano De Ore, costerà 15 euro, 10 euro, non è che costa tanto.
però adesso io se riesco cambio la maglia. Il problema è che qua non posso procedere, per cui adesso gli metto i guanti, procediamo a piedi con il nostro discorso. Che allora dicevamo, non badate, cioè, a quello che sentite su altri canali. L'Italia non è demolita, io adesso sto leggendo di ricotte e di crude, gente che insulta e offende l'Italia e quindi anche noi italiani, perché ci sono youtuber, c'è appunto quello che noi conosciamo, di cui non facciamo il nome su questo canale, avvisiamo chi ci si imbatterà, ormai sono pochi, che diceva, no ma io adesso metterò trading online, metterò i borghi italiani, ma non farò più video. Ops, ho detto il nome. Vabbè, lo taglio. Allora, c'era questo youtuber che diceva, no, ma io non farò più i video come una volta, non parlerò di borghi italiani, parlerò di trading online. Ok, no? Bene, lui pensava di recuperare il suo canale a livello di visualizzazioni ed invece abbiamo visto che faceva fatica a passare le 2000 visualizzazioni a video. Cosa ha pensato? Di rimangiarsi tutto. Ha pensato di rimangiarsi tutto ed è tornato a far vedere Lugano, la Svizzera, e a fomentare l'odio verso l'Italia. Vedete? Tipo, ecco, io qua passo sopra, ma non... Ok, non sono messi precisi, ma non è un problema. Ok? Qui c'è gente che lavora, in Italia non siamo ancora il paese del quinto mondo come leggo. La gente non conosce neanche il mondo, vuole parlare. Bene, e intanto piove, cioè piove, ha piovuto stanotte, non piove adesso. Allora, niente, mi sa che io lo metto su così, sto facendo un video troppo divagante. Ricomincio da capo il video.